Buonasera a tutti e bentornati su Parresia. Lo so, ultimamente abbiamo fatto molti video inerenti all'Inquisizione e di conseguenza, perché non farne un altro? Oggi, infatti, su dell'Inquisizione, ah, no, scusate, su Parresia, parliamo di Inquisizione medievale e ne parliamo presentando il libro Medioevo Inquisitoriale, Manoscritti, Protagonisti, Paradossi, edito per ITP Salerno nel 2021. Ne parliamo ovviamente con l'autrice di questo volume, ma prima di iniziare questa intervista vi ricordo, come sempre, di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere aggiornamenti sui nostri prossimi video. Non vi costa nulla e se non volete che il fuoco purificatore del rogo vi bruci, fatelo, a parte gli scherzi. Oggi abbiamo come ospite Marina Benedetti, che saluto calorosamente e che ringrazio per la sua disponibilità. Dunque, Marina, partiamo subito con la prima domanda e partirei proprio dalla introduzione del tuo libro. Nel finale di questa introduzione, cerchi in qualche modo di comparare o differenziare il tuo libro con un testo che molti di noi specialisti hanno studiato, cioè Medioevo Ereticale a cura di Ovidio Capitani. Ecco, proprio a riguardo, ci potresti illustrare qual è il rapporto, del tuo libro con quest'ultimo Medioevo Ereticale di Capitani? Sì, allora è ovvio che il volume Medioevo Ereticale a cura di Ovidio Capitani, che è del 1977, è un volume su cui tutti ci siamo cimentati. E ovviamente pensando a quel volume e pensando agli anni in cui è comparso quel volume, ho dovuto riflettere su alcuni cambiamenti. Cambiamenti che sono cambiamenti storiografici, cambiamenti di metodo, no, della ricerca, anche se il magistero di Ovidio Capitani è tuttora una miniera, no, di riflessioni e di profondità d'analisi. Ovidio Capitani mi è tornato in mente in maniera ancora più forte quando ho dovuto pensare al titolo del libro, perché dovevo sintetizzare quello che voleva essere il messaggio che io forte che io volevo mandare, e allora ho pensato a Medioevo Ereticale. Cosa dice Ovidio Capitani? Perché dice l'aver scelto quel libro? L'ha scelto in opposizione ad un altro libro, che è quello di Raffaello Morghen, Medioevo Cristiano del 1951. E Medioevo Cristiano rappresentava un Medioevo in cui la cristianità era vista in maniera unitaria, no? In maniera monolitica. Medioevo inquisitoriale invece è il medioevo degli altri, no? Il medioevo di coloro che sono marginali, di coloro che sono perseguitati. Bene, io ho riflettuto su questo medioevo ereticale anche perché Ovidio Capitani, con il solito suo gusto e la solita sua arguzia, nel giustificare il suo titolo diceva: beh, è un titolo che suona bene, è di effetto, ma soprattutto è provocatorio. Allora anche a me è piaciuto cogliere questa provocazione e rovesciarla. Rovesciarla in un percorso che va da medioevo cristiano a medioevo ereticale e ora medioevo inquisitoriale, che se vogliamo vedere è un percorso, io non direi una parabola, ma è un percorso all'interno degli studi sul medioevo cristiano e mostra come se negli anni 70 questa enorme creatività, no? Enorme interesse riguardo all'eresia e agli inquisitori era sfociato nel mondo visto dagli eretici. Bene, ora c'è un cambiamento di prospettiva. Perché? Perché gli storici, o perlomeno molti storici o alcuni storici, dicono: guarda, purtroppo, per quel che riguarda il Medioevo, l'Inquisizione va vista non tanto dalla parte degli eretici, di cui no, abbiamo pochissime testimonianze, e oltretutto nel Medioevo mai nessun eretico si è definito eretico, no? Quindi abbiamo la definizione degli inquisitori, quindi rovesciamo il punto di vista, guardiamo ciò che gli inquisitori ci trasmettono e analizziamo ciò che gli inquisitori ci trasmettono. Questo mi ha fatto formulare il sottotitolo, no? Come tutti sappiamo, il titolo di un libro deve essere un po' più a effetto, e il sottotitolo invece dà la traiettoria del volume, no? Gli assi portanti del volume. E il mio sottotitolo è Manoscritti, Protagonisti e Paradossi. A sottolineare come l'attenzione è verso i manoscritti degli inquisitori. I protagonisti sono per lo più inquisitori, anche gli eretici, per carità, non sono scomparsi. Cioè, gli eretici non scompaiono, semplicemente si cambia il punto di vista per
meglio comprendere che cosa? Quei paradossi che sono la caratteristica del Medioevo inquisitoriale, ovvero il fatto che ciò che noi sappiamo, lo sappiamo ovviamente perché l'hanno trasmesso gli inquisitori, ma a mio modo di vedere la novità, la suggestione, la sollecitazione che a me piace lanciare è che bisogna guardare ai libri degli inquisitori, non solo ai processi, ma a guardare a tutto ciò che hanno prodotto in maniera allargata, nella loro la produzione, la trasmissione, la conservazione, perché ciò che si è salvato nel Medioevo, cioè non si è salvata molto materiale, e tutto ciò che si è salvato è l'esito di quello che a me piace definire un'avventura documentaria. Quindi studiare i manoscritti degli inquisitori serve a capire un punto di vista, che è un punto di vista particolare e che non deve diventare generale. E questo è un primo passo per non fare, per assolutizzare, no, delle situazioni, ma per ricondurle ai loro esatti contorni. Per la seconda domanda, è una curiosità che vorrei chiederti leggendo il tuo libro e che riprende di fatto anche tutta la questione degli studi, dei vari, scusa il pasticcio, studiosi dell'Inquisizione. Specialmente infatti nel panorama italiano abbiamo avuto un sacco di studi sull'Inquisizione moderna e con moderna leggasi romana principalmente, a causa sicuramente dell'apertura nel 1998 dell'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, e abbiamo avuto relativamente poche ricerche sulla Inquisizione medievale. Ora, salto deliberatamente quella spagnola e la successiva Inquisizione portoghese, che si collocano tra la fine del Basso Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Ecco, perché gli studi sull'Inquisizione moderna hanno avuto un grande impatto mediatico, mentre le problematiche relative all'Inquisizione medievale sono rimaste informazioni, diciamo, per così dire, condivise tra gli specialisti? Sì, io direi che è un problema da porre su un duplice piano, quello della documentazione e quella della comunicazione. La documentazione che è sopravvissuta è relativamente ridotta, e questo è un primo elemento ridotta e con delle caratteristiche proprie, raramente è completa, cioè i medievisti non hanno delle serie o non hanno dei processi di grandi dimensioni per cui è possibile studiare una vicenda quanto più possibile a tutto tondo. La situazione documentaria è molto diversa, abbiamo dei frammenti, abbiamo dei processi incompleti, quindi è un approccio completamente diverso ed è molto più difficile comunicare questo tipo di vicende che non con un agio documentario che, insomma, permette anche di capire meglio, no? di riempire più dei vuoti contenutistici. E poi c'è un problema di comunicazione, tu giustamente hai fatto riferimento all'apertura, no, degli archivi del Sant'Uffizio, e lì c'è stata una grandissima esplosione che giustamente, insomma, no, ha rilanciato, è stato un grande volano per un certo tipo di studi. Quindi sono due modalità molto diverse e che purtroppo impongono due metodologie diverse e anche due modalità di comunicazione molto diverse. A un convegno alcuni anni fa, ricordo un grande storico dell'Inquisizione di età moderna, che quando io presentai una mia relazione su un frammento inquisitoriale, ma era un frammento dalle enormi potenzialità, intervenne e disse: beh, ma se adesso l'Inquisizione si riduce allo studio dei frammenti, non funziona, no? E invece, vabbè, era semplicemente un approccio diverso, no? Nella differenza anche anche nella diversità di metodo fra gli studiosi del Medioevo e gli studiosi di età moderna. Ma è ovvio che c'è una differenza, e la differenza non significa distanza, a mio modo di vedere la differenza significa dialogo, no? Dialogo anche perché l'altro aspetto fondamentale è che la maggior parte della documentazione inquisitoriale medievale si è salvata in età moderna. Quindi è ciò che è interessato agli eruditi di età moderna che si è salvato. Quindi studiare l'età moderna per un medievista che vuole studiare l'Inquisizione è fondamentale per capire i processi di conservazione e trasmissione di quei documenti, però è fondamentale anche per capire le ragioni per cui sono stati salvati e quindi le ragioni per cui noi abbiamo quelle informazioni e non altre. E quindi questo la dice lunga sulla
consapevolezza che si deve avere nei momenti in cui si guardano, si leggono i documenti. Infatti io dico sempre, bisogna studiare la storia dei documenti prima della storia nei documenti. Prima bisogna sapere tutto ciò che riguarda quel documento, quel processo. Estremamente interessante. A questo punto vorrei anticipare una domanda che avevo tenuto per la conclusione e vorrei ritornare al titolo proprio del tuo volume. Parli di paradossi, o per meglio dire di stereotipi anche, dell'Inquisizione medievale. Ora, noi storici siamo abituati ad abbattere le leggende nere sull'Inquisizione dovute a volte proprio anche all'immaginario collettivo. Quindi ti chiedo, che cosa sono e quali sono questi stereotipi inerenti all'Inquisizione medievale? È ovvio che l'Inquisizione medievale risente moltissimo, no, di una proiezione retroattiva dell'Inquisizione di età moderna e soprattutto dell'Inquisizione spagnola, insomma, no? Questo è chiaro. Però, per esempio, per quel che riguarda i roghi, no? Chiaro che questo nel 400, insomma, erano molto di l'auto da fé viene proiettato anche nel Medioevo, nei secoli precedenti. E questo in realtà i roghi non sono così consueti, non sono neanche così diffusi e non sono nemmeno così coreografici, no? come si potrebbe pensare. Quindi questo è un primissimo stereotipo che va smontato. Un altro è quello cioè si sa quando nasce l'Inquisizione d'età moderna, Sant'Uffizio, ma in età medievale non si sa. Quindi c'è un inizio, a me piace definirlo policentrico, no? Perché inizia in tanti momenti e gli stessi inquisitori, quando parlano del papato durante il quale nasce l'Inquisizione, benissimo, né Bernardi né altri inquisitori quattrocenteschi fanno riferimento a una data precisa, non c'è coscienza dell'avvio di un sistema. Quindi, e questo è estremamente interessante. Quindi non dobbiamo rassegnarci a non porre una data, probabilmente ci sono 1231, 1233, però non c'è una data precisa, non c'è una consapevolezza rispetto a ciò. Poi la documentazione, benissimo, non c'è un luogo, non c'è un archivio dell'Inquisizione, ma la documentazione è conservata in maniera eccentrica, in posti molto diversi, ma anche nel Medioevo stesso, no? Quindi non c'è una fondazione, non c'è un luogo di conservazione, e questo sgretola un po', no? Dei luoghi comuni. Contemporaneamente i processi, come già accennavo prima, raramente sono completi. La maggior parte dei processi sono frammentari o sono dei frammenti di processi. Per esempio, i processi contro gli uccisori di Pietro da Verona, San Pietro Martire, è un frammento che tra l'altro è una storia bellissima perché finisce persino negli Acta Sanctorum, quindi come gli è venuto in mente di mettere due deposizioni di un processo inquisitoriale negli Acta Sanctorum, ma questo mostra il fascino, no, di come si percepisce la documentazione inquisitoriale. Uno dei processi più gustosi, mi viene da dire, e non perché l'ho studiato io, ma perché di fatto lo è, quello contro Guglielma, una donna che muore a Milano negli anni 80 in odore di eresia, e nel 1300, tentando dopo la morte, viene fatto un processo per eresia. Quindi è una donna che muore santa e rinasce eretica. C'è questo bellissimo paradosso. Benissimo, anche quel processo è un processo frammentario. E quindi questa donna che è ritenuta l'incarnazione femminile dello Spirito Santo, ma noi non riusciamo a capire come si è sviluppata, no, questa accusa all'interno del processo, perché è tutto un terreno, è un terreno documentario sconnesso, non, pieno di avvallamenti, e quindi non si può. Ci si deve fermare molto prima di poter fare degli affondi interpretativi solidi. Questo fa sì, e vi ricollego ancora alla domanda iniziale che mi hai fatto, che tutto sia molto più sfumato, no? Molto più delicato. C'è ciò che si può dire, ciò che non si può dire, e quindi c'è molta più incertezza forse, no? E quindi l'incertezza che probabilmente rende più difficile una comunicazione. Poi ci sono altri aspetti, per esempio ci sono il ruolo dei frati minori,
No, i frati minori, cosiddetti francescani, che però nel Medioevo sono frati minori, benissimo, pensando a Francesco d'Assisi, i frati minori no, non sono inquisitori. Invece no, i frati minori sono inquisitori come i frati predicatori dalla metà del 200. E nel 400 sono quasi più loro protagonisti di processi inquisitoriali che non i frati predicatori. Perché? Perché erano degli ufficiali, insomma, anche loro. Non potevano, l'officium fidei è il compito istituzionale di difesa della fede. E quindi non potevano esimersi dal farlo. E quindi anche questo, no? C'è voluto un po', si sono studiati molto i frati predicatori e molto di meno i frati minori. È negli ultimi anni che gli studi si sono moltiplicati. Poi, per esempio, ecco un altro aspetto che è molto recente, si pensa ai processi inquisitoriali nel Medioevo come un processo con una sentenza definitiva. E invece no, ci sono tantissimi processi di revisione. Revisione vuol dire spesso annullamento. Quindi questo rimette tutto in discussione, no? È un doppio punto di vista che cambia la prospettiva. Per esempio i processi di Giovanni XXII d'Avignone contro i signori italiani vengono dai suoi successori, vengono ripresi, vengono revisionati e vengono annullati. Quindi questo enorme impegno prettamente politico, perché non c'è nulla di religioso, ma è prettamente politico, benissimo, questi processi poi vengono annullati. Ed è una prospettiva nuova, così come una prospettiva nuova è anche vedere, sempre in Giovanni XXII, durante il suo pontificato, il modo in cui lui gestisce le inquisiziones, no? Che sono le inchieste sia contro gli eretici, ma le inchieste anche per in partibus, no? Quindi per processi di canonizzazione. Bene, Giovanni XXII conduce a termine moltissimi processi inquisitoriali e un solo processo di canonizzazione. E questo cambia completamente il punto di vista, no? Quindi ci sono dei luoghi comuni. L'ultimo che vorrei aggiungere è quello sui processi. Ecco, i processi per lungo tempo sono stati ritenuti al vertice delle rilevanze documentali. Bene, adesso ci stiamo accorgendo come in realtà i libri dei conti degli inquisitori forse sono quantitativamente ancora maggiori e poi forniscono tutta una serie di elementi che sono estremamente importanti, non tanto per capire le dottrine degli eretici, ma questo nemmeno i processi inquisitoriali paradossalmente no, aiutano, ma per capire il prima e il dopo, cioè un prima nei libri degli inquisitori, c'è il processo e poi c'è un dopo. E quindi c'è una completezza di informazioni che soprattutto è dovuta ai libri dei conti degli inquisitori. E questi sono tutti così, aspetti nuovi che mi è piaciuto no? Sottolineare e lanciare. Grazie Marina, interessantissimo. E se posso aggiungere qualcosa prima di passare all'ultima domanda, ricordo un piccolo aneddoto che sicuramente Daniele Santarelli, che è comunque qui presente, anche se non lo vedete, è qui, si ricorderà sicuramente quando iniziamo la stesura del nostro libro I Giudici della Fede, in collaborazione con Domizia Weber e specialmente Schwett, uno studioso e direi anche prosopografo dell'Inquisizione dei nostri giorni, avevamo chiesto a lui proprio, ma dovremmo partire nella nostra cronotassi degli inquisitori, delle sedi locali, del Sant'Uffizio, dal Medioevo? E la pronta risposta fu no, è troppo caotico. E quindi conferma di fatto quello che stai dicendo tu, Marina, è troppo caotico il Medioevo e non si capisce esattamente quando effettivamente inizia un officium fidei in una determinata zona. Quindi meglio partire dal 1500, proprio spaccato, e andare avanti. A questo punto io mi collego a circa metà del tuo discorso, di quest'ultima tua risposta, Marina, per farti l'ultima domanda. Dunque, nel tuo libro viene dato ampio spazio al rapporto tra eresia e santità nel basso Medioevo, che hai toccato poco fa. Ecco, potresti appunto approfondire brevemente questa tematica? Tra eresia e santità esiste un dimorfismo, no? Tra eresia e santità. Sembra quasi un ossimoro, ma in realtà, analizzando alcuni processi inquisitoriali
dell'Italia settentrionale nella seconda metà del 200, si è visto come persone morte sante rinascano eretiche, cioè eretiche per volontà degli inquisitori. È piuttosto bizzarro apparentemente, e per alcuni studiosi potrebbe sembrare anche poco coerente. In realtà no, cioè il contesto è evidente, no? E qual è il contesto? È quello della santità dei laici. Dei laici che vivono in una certa maniera, al momento della morte vengono acquisiti, no? Come santi da degli enti. A Milano i cistercensi dell'abbazia di Chiaravalle, e a Ferrara i canonici della cattedrale di Ferrara, quindi non dei luoghi marginali e occulti come viene spesso rappresentata l'Inquisizione medievale. Queste sono persone che vengono sepolte in luoghi prestigiosi e soprattutto pubblici. Ecco, io quello che non sopporto è lo stereotipo, no, dell'eretico occulto. No, non c'è nessun eretico occulto. Qui sono tutti casi palesi, evidenti, anzi c'è un culto di santità, non è occulto, c'è un culto. Però cosa succede nell'Italia settentrionale? Succede che i detentori, i frati predicatori, sono coloro che controllano sia la santità sia l'eresia attraverso il loro ruolo di, appunto, di inquisitori. E quindi questi santi laici che vanno a interferire in una progettualità dei frati predicatori si trovano delle ragioni per iniziare dei processi inquisitoriali. È ovvio che se si vuole accusare una persona di eresia lo si può fare agevolmente, non è difficile, soprattutto se dei laici vivono in una esperienza religiosa non conformista, quindi fuori dagli schemi. E questo è il caso, per esempio, di Guglielma, detta la Boema, sepolta a Chiaravalle, e di Armanno, detto Pungilupo, detto anche lui, no? Notate anche la terminologia, no? Non abbiamo nomi e cognomi, non sappiamo quando nascono, sappiamo quando muoiono, però sono detti, cioè l'onomastica è ancora imprecisa. Quindi c'è questa... Nell'Italia settentrionale i frati predicatori controllano entrambi questi aspetti e quindi si crea un dimorfismo. Chi muore in odore di santità viene, dopo alcuni anni, resuscitato e condannato per eresia. È un paradosso che però spiega molto bene come, per esempio, a Ferrara l'inquisitore che condanna Armanno, detto Pungilupo, e quindi estirpa il corpo che era sepolto nella cattedrale, ebbene, dopo poco tempo diventerà lui vescovo e si viene a creare una situazione paradossale. I chierici, i canonici della cattedrale che avevano promosso la santità, si trovano come vescovo seduto in cattedra quell'inquisitore che aveva distrutto il loro santo. Ma anche in quel caso, appunto, c'è questo doppio binario: la santità promossa dai chierici, l'eresia promossa dagli inquisitori, e guarda caso la documentazione che si è conservata è quella che era stata mandata ai cardinali a Roma che dovevano risolvere questo contenzioso. Peccato che i cardinali che dovevano risolvere il contenzioso, in questo piccolo gruppo di cardinali, ci fossero dei frati predicatori. È ovvio che si può immaginare come siano andate a finire le cose. Bene, a questo punto io direi di concludere qui. Ringrazio infinitamente Marina Benedetti e vi dico, leggete assolutamente il suo libro, perché ha grandi spunti di riflessione che sono emersi solamente forse in parte in questa intervista. A questo punto vi do appuntamento a una prossima puntata, ancora qui, su Paresia.